Chi è? Sono Francesco Casale. Francesco Casale chi? Ah, lei non sa chi sono io. Sono Francesco Casale, avvocato e professore universitario. Professor Casale, accomodati e grazie per aver accettato il nostro invito. L'ospite di questa prima puntata di Lei non sa chi sono io è Francesco Casale, avvocato del Foro di Roma e professore di diritto commerciale e di diritto industriale all'Università degli Studi di Camerino. Francesco, la prima domanda che voglio farti è: come si diventa professore universitario e quali sono i titoli di studio di cui si deve essere in possesso? Allora, per diventare professore universitario esiste una normativa che prevede delle regole concorsuali, perché come tutti gli incarichi pubblici si assume a seguito di concorso. Ma più che raccontare l'aspetto normativo del lavoro di professore universitario, io credo che sia interessante per gli ascoltatori dire che nella sostanza si diventa professore universitario perché si ha la vocazione all'insegnamento e alla ricerca e anche a quella che oggi si chiama la terza missione dell'università, e cioè proiettarsi sul territorio in cui l'Ateneo insiste. E quindi ci vuole una serie di requisiti che la normativa è volta a riconoscere, ad identificare, e quindi in particolare avere contribuito nel proprio settore di studi al progresso della scienza, nel nostro caso della scienza giuridica, per cui il concorso che abilita uno studioso ad assumere il ruolo di professore universitario è proprio volto ad accertare l'idoneità e la maturità scientifica di uno studioso. Ecco, questo dovremmo dire che è l'accesso al lavoro di professore universitario. Il titolo di studio, a parte direi la laurea, non ci vogliono titoli di studio particolari. Certamente è un punto a favore quello di aver intrapreso un po' un percorso di studio oltre la laurea, come potrebbe essere il dottorato di ricerca o l'avere acquisito il diploma di una scuola di specializzazione nella materia, nel settore scientifico di pertinenza, e poi avere altri titoli che possono essere anche soggiorni all'estero o altri requisiti, ma in generale quello che si valuta soprattutto nel nostro settore, cioè nel settore delle scienze giuridiche, sono le pubblicazioni, quindi gli articoli su riviste, le note a sentenza, le voci su trattati e commentari e le monografie, quindi opere dedicate ad un argomento che viene studiato ed esposto in modo approfondito rispetto poi allo stato dell'arte della scienza giuridica di quel settore. Spero che questo sia sufficientemente chiaro per i nostri Sì, ascoltatori. certamente. E invece immagino che per un avvocato la maggiore soddisfazione sia quella di vincere la causa del proprio assistito, ma per un professore universitario, qual è la più grande soddisfazione? E come dicevo, siccome il lavoro del professore universitario si può riassumere nelle tre direttrici, e cioè ricerca, didattica e terza missione, ciascuna di esse ha delle soddisfazioni. Se vogliamo, appunto, visto che l'attività, la soddisfazione per un avvocato è sempre abbastanza così. È abbastanza facile immaginare che sia appunto quello di assistere al meglio il proprio cliente, sia nelle questioni civili, penali, amministrative, tributarie, eccetera, e quindi vincere la causa, far prevalere il proprio punto di vista. Per un professore universitario le soddisfazioni sono forse di più ampia gamma, di più ampio respiro, che però bene o male si identificano sempre con la prevalenza del proprio punto di vista, perché nel fare ricerca è diventato
di grande soddisfazione certamente vedere che la comunità scientifica prende in considerazione il lavoro dello studioso e che viene quindi citato, viene anche, se vogliamo, condiviso o anche criticato, ma comunque la presenza dello studioso all'interno del dibattito su quel determinato argomento su cui lo studioso ha offerto un contributo è certamente la più grande soddisfazione nel campo della ricerca. Nel campo della didattica è vedere il successo dei propri studenti, la soddisfazione dello studente che apprezza lo sforzo fatto dal professore nelle lezioni e in generale in tutte le attività didattiche, anche di natura seminariale o convegnistica, e poi anche quella di vedere i propri studenti laurearsi, affermarsi nel popolo, certo, università, sì, nelle professioni ed anche eventualmente nell'intraprendere la stessa carriera del professore, cioè di mantenere il contatto, continuare a studiare e mantenere il contatto con l'università. E la grande soddisfazione invece in fatto di terza missione è vedere che sul territorio rimangono i segni dell'attività che l'università si propone a favore dei territori. Nel caso dell'Università di Camerino, che opera in un territorio gravemente colpito prima dal sisma del 2016 e poi dalla pandemia, lo sforzo è ancora più grande e la soddisfazione poi nel vedere che certe iniziative lasciano traccia lo è ancora di più. E invece ora volevo farti delle domande più personali, ad esempio che tipo di studente eri da giovane oppure continui a dedicare molto tempo allo studio anche oggi e come si svolge la giornata tipo di un docente universitario? Allora, io da giovane ero forse uno studente più disciplinato di quanto non lo sia oggi, nel senso che spesso da studenti non ci si rende conto del grande privilegio che si ha di poter dedicare la maggior parte del proprio tempo allo studio, per chi ha ovviamente la passione per lo studio. Mm-hmm. E dunque è davvero il privilegio più grande perché man mano che si cresce dal punto di vista anagrafico, ma anche dal punto di vista della carriera, il tempo da dedicare allo studio è sempre meno. Ed è sempre più, per quanto mi riguarda, potrei dire un privilegio e un tempo prezioso rispetto al tempo che, come tutti noi oggi, passiamo davanti al PC a rispondere a delle mail, spesso in attività di routine, o comunque in adempimenti che tolgono tanto tempo. Questo è anche, se vogliamo, un aspetto negativo dell'università così come è congegnata al giorno d'oggi. Poi, per quanto riguarda la giornata tipo di un docente universitario, questa è una risposta alla quale ogni docente universitario darebbe, sono certo, una risposta diversa. Ah. Posso raccontare com'è la mia giornata, che forse l'unica cosa che posso dire è che non è mai la stessa. Ci sono giornate in cui ci si può dedicare appunto allo studio, ci sono giornate in cui ci si deve dedicare ad altro, sia in campo universitario che in campo professionale, e quindi poi non posso dire di avere una giornata tipo, però posso dire che la mia giornata ideale è quella che consente di riservare il maggior numero di ore possibili allo studio, quindi allo studiare, a leggere quello che è stato scritto su un certo argomento e al poter poi anche esporre la propria opinione in forma scritta o in forma orale nel caso di un seminario o convegno su quello che è stato scritto e quindi, come dicevamo prima, contribuire al progresso della scienza nel proprio settore di competenza. Bene, e invece qual è il primo consiglio che dai ai tuoi giovani studenti dell'Università di Camerino che possiamo estendere agli ascoltatori di questo podcast che sono interessati alla carriera di docente universitario
Infine, mi piacerebbe sapere se quando capita che un bravo studente segua i tuoi consigli, puoi nominarlo tuo assistente universitario. Dunque, il primo consiglio che do, che mi sento di poter dare a qualunque studente di qualunque università e potrei dire anche di qualunque disciplina, è di mettere passione e curiosità in ciò che fa. Il miglior modo per imparare è incuriosirsi, tenere aperti gli occhi e le orecchie, prima ancora della bocca, e soprattutto quindi essere un po' un osservatore attento della realtà che riguarda il proprio campo di studi. E questo è anche poi la regola numero uno se si vuole poi un domani essere un docente universitario, quindi continuare a studiare, continuare ad insegnare e continuare quindi a servire il proprio territorio di riferimento. Poi, studenti che seguono i miei consigli, per fortuna ne ho tanti, ma il discorso non la metterei come che quelli bravi io li nomino i miei assistenti. Diciamo, non è tanto una cosa tipo ordine cavalleresco, quanto il fatto che riconoscersi in una comunità di interessi per una certa materia fa sì che alla fine attorno ad uno o a più studiosi si radunino altri studiosi che condividono la stessa passione. Io vedo così la comunità universitaria e vedo così anche la comunità universitaria per quanto riguarda la materia del diritto commerciale. Del diritto dell'impresa in generale. Ho sempre avuto un po' un culto del lavoro di gruppo e della attivazione di gruppi intorno ad argomenti di interesse generale, di interesse comune. E quindi poi chi ha questa passione è logico che si ritrova fianco a fianco a lavorare su questi temi. Perfetto. Grazie professor Francesco Casale per aver accettato di essere ospite di Lei non sa chi sono io e a presto. Grazie a voi.